Kate Blanchett, da manifesto ad eroina del terzo capitolo di Thor. Due film completamente diversi, per un'attrice versatile che alla soglia dei 50 anni non ha nessuna paura di mettersi in gioco. Neppure se, per mettersi in gioco, è costretta a sottoporsi ad un tostissimo allenamento degno di un supereroe. In questi giorni, Kate Blanchett dà prova di tutta la sua bravura in due film evento, Manifesto e Thor Ragnarok. E strappa lunghi applausi. Un'attrice per 13 ruoli. Firmato dall'artista e regista tedesca Julian Rosenfeld, Manifesto non è solamente un film. È un progetto intellettuale, è un capolavoro d'arte. Ed è il palcoscenico per una straordinaria Kate Blanchett. Nato dal riassemblaggio di una videoinstallazione che a Julian fu commissionata dall'Australian Centre for the Moving Image, Manifesto è stato realizzato con un budget inferiore al milione di dollari. E vede Kate Blanchett cimentarsi con l'interpretazione di 13 personaggi diversi, dalla presentatrice TV alla clochard, dall'operaia alla broker, dalla coreografa fino alla punk e alla maestra di scuola. A fare da sfondo, location incredibili, il Jacobean Wilhelmgrim Center di Berlino, l'ex stazione d'ascolto NSA di Theo Felsberg. Passando da un ruolo ad un altro, completamente diverso, Kate Blanchett dà voce a donne che attraverso la loro cultura e il loro pensiero raccontano il manifesto del Partito Comunista, il Dogma 95, i motti dadaisti. E così via. Uno scenario per ogni personaggio, e per ogni movimento che il suo intenso monologo celebra. Quando guardi un film, ti aspetti che racconti una storia. Questa volta, però, la storia non c'è. Devi crearla tu, la sua visione, ha dichiarato l'attrice in merito al suo ruolo, anzi, ai suoi ruoli, in Manifesto. È raro che siedi sulla poltrona di un cinema, e permette al tuo cervello di distendersi e di correre libero. Di solito, sei condotto da una voce narrante da un punto della narrazione ad un altro, fino alla conclusione del film. Ma non è questo il caso. Una combattente gentile. Ma, Kate Blanchett, non è solo un'attrice impegnata. In questi giorni, al cinema, la vediamo infatti anche nel ruolo della Dea della Morte nel terzo capitolo della saga di Thor. In Thor Ragnarok l'attrice è Hela, capelli corvini e tanta voglia di impossessarsi del trono. Al suo fianco, il sogno di tutte le donne Chris Hemsworth. Per calarsi nei panni della combattente, Kate ha dovuto allenarsi duramente. Per la prima volta, mi sono allenata sul serio. Questo è un ruolo molto fisico, ha dichiarato. Ma non è che, di quell'allenamento, fosse al momento proprio entusiasta e è stato orribile, terrificante. Ero costretta ad allenarmi in un circuito che alternava pesi ad attività cardio, durava solo 20 minuti, perché dovevo farlo tra una scena e l'altra.
è stato allucinante, ma anche grandioso. Adesso, ad esempio, vorrei svegliarmi alle 6 del mattino per allenarmi 20 minuti prima che i miei figli si sveglino. So che è bizzarro. Non lo sto più facendo, ma lo vorrei fare. A Vanity Fair, invece, Kate Blanchett ha confessato di essersi divertita molto nei panni della dea della morte. Penso che i cattivi migliori siano sempre quelli a cui vuoi un po' di bene anche se detesti quello che fanno, ma è come se li comprendessi. Era come, oggi posso anche non parlare, posso semplicemente scannare qualcuno con un'ascia. È tremendamente bello.